Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete. Come notate, il playmat Yu-Gi-Oh! Quindi la Tecnofire sarà Yu-Gi-Oh! Con l'amico Giuseppe che ci ha portato. Mezz'ora di Che preparazione. ci ha portato? True Draco. True Drago. Versione pre-banned mi è riuscita nel giorno in cui stiamo facendo, Oddio, quindi dopo al massimo incredibile. verrà aggiornata e la uploadiamo. Vabbè, ma perché c'è qualche carta bannata al No, no, momento? no, perché ci Ok. sono Solo la aggiunte da poter terraforma. fare. Ok, va benissimo. Prego. Allora, iniziamo con ovviamente mono Dynamite, perché è limitato giustamente uno per forza. Poi Esatto. io ho sempre giocato una Madamigella perché nella mia versione riesco sempre ad aggiungere e pescare molte carte, quindi Ok, ti trovi uno ci bene sta. o... Sì, mi sono sempre trovato bene, mi è cambiato. Ok. Ovviamente il 3 Dynamac che senza di lui, il 3 Hatchens che senza di lui non. Con senza Forte. magia ovviamente non fai niente. Poi due Inspector Border, perché ovviamente a mani vuote non aveva senso dato che nel turno dell'avversario ti ritorna, quando passa ti ritorna in mano, quindi con lui Quindi ti molto trovi più meglio forte. con Ispettore. Sì, anche perché ha 2000 ed è molto più fastidioso da togliere. Per quanto riguarda le trappole, un ritorno. Mostri solo quello, non... Sì, solo Ok, quelli. Solo questi qua. Questi sì. Come trappole, un ritorno. ok. È limitato. Limitata. Purtroppo. Tre Apocalisse per forza. Scelta diversa rispetto a molti altri giocatori sono questi, Illuso Antorn, dato che metto in difesa molti mostri che avendo molto attacco ma piccola difesa, con il mio Dynamite che ha 2-8 riesco a toglierne molti. E anche perché annulla gli effetti dei Link, dato che sono due effetti diversi, che annulla e metto in difesa. Due Summon Limit, che è la skill che una volta che ho evocato due volte l'attivi, Sì, poi è ovviamente. retroattiva. Se attivi quando hanno già evocato il primo, si blocca la... Fortissimo. Esatto. Vediamo che è Ovviamente tutto rarizzato. tutto realizzato, sì. Poi arriveremo anche a altre carte più fighe realizzate. Eruzione dei Monarchi, ovviamente, perché giocando senza extra è Sì, ci sta. fortissima. Di Avevo primo. provato la versione con l'extra? Ho provato una versione con l'extra con il Meltatron di main, giocando di side di extra il Crystal Wing e le Winter Cherry, ma non mi sono trovato tanto bene perché era abbastanza lento. Ok. E mi dava fastidio il fatto di non poter usarle queste, che secondo me è la carta più forte del mazzo. Un'altra scelta che molti non usano è questa, giocare di main Fortissimo. le Heavenly Matched, dato che è un mazzo che gioca molto di prima. Quando capita che inizi di secondo e te le trovi in Se la blu. mano, tipo molti mazzi che ti danno fastidio con questa li togli, tipo Thunder Dragon o tanti altri mazzi come Sky Striker, è A molto forte. due, va Sì, a bene o... due, non di più, Tanto perché comunque la puoi levare, la puoi la terza spaccare. sta di side, perché Sì, quando quando sei se gioco sicuro contro di andare secondo. mazzi che so che mi fanno iniziare di seconda, la terza ci sta di brutto. Mono Skill Drain, non c'è niente da dire. Aspettiamo la ristampa Sì, ultra. così posso realizzare tutto il mazzo. Per quanto riguarda le magie, 3 Diagram, per forza. 3 Forti. Nulla da Discepoli dire. e 3 Retage. Sono Se è la giri base, il diciamo. mazzo è tutto più semplice. Sì, esatto. Ok. Poi 2 Pod, non 3 perché capita spesso che la riesci a pescare molto tra i Retage, Discepoli o altre carte, diventa una pescata aperta. Quindi due Secret. Devo fare un ringraziamento a qualcuno per quella pot. A Sergio Soldani, di cui una è la mia e una è la sua. Pro di Dread. Andiamo, 3 Demise, la andiamo. chiave del Vabbè, mazzo. Senza fortissimo. Demise il mazzo si poteva pure buttare. Ecco Sì, perché. mi aspettavo una toccata in questa. Sì, anch'io. Vabbè, le due terraformare. Ecco perché è pre-ban, dato che l'hanno limitata, quindi ne giocavo due, però ne approfitterò. Come la cambieresti, dato Io che... metterei Non so, Judgment, dato ok, levi perché ci un sono. terraform e Sì, metti Judgment a... metto una limitata, dato che le limitate sono sempre forti, voglio dire. E anche perché, siccome ci sono in giro molti mazzi che giocano la Heavenly di main, io la subisco molto. Quindi con quello di main, dato che pesco a catena, è molto probabile che la pesco e mi possa servire di seconda. Due Desire, Forti.
Due vanno bene, sì, si è trovato sì, bene. Tre sarà assai, anche perché è difficile che ne fai più di due. Okay. Una tempesta avanzata dei monarchi, perché ne me ne basta solo una, perché io l'altra la gioco di side in catena con il demone della vanità. Che facendo demone della vanità, tempesta avanzata dei monarchi, eviti di tributare i tuoi mostri, che non, già sono pochi, non ti puoi togliere. Mm-hmm. E Regiki. Forse la e molti non giocano, ma io la gioco perché tipo Thunder Dragon, che gioca tutti i mostri che evitano la distruzione, con eruzione dei monarchi annulli, o skill drain o qualunque carta che annulla gli effetti, con Regiki annulli e distruggi. La capote. E comunque gioca 40, pulito. Perfetto. Sì, quindi ti trovi bene oggi? Chi... Sì, l'ho portato, l'ho portato anche al nazionale. Mi sono trovato bene, a parte che le prime partite purtroppo le ho perse, non perché il mazzo non era forte, ma perché ho sfigato abbastanza. Per farvi un esempio, 3 Heritage e 2 Discepoli, non puoi praticamente vincere. Qualche cambiamento? Faresti qualcosa? A parte la pre-ban? Proverei a giocare, ho detto, al posto della terraformare metterei l'altro Judgment e proverei a giocare il secondo Tempesta Avanzata dei Monarchi di main. Okay. Però è da decidere ancora chi togliere, perché non so ancora come modificarlo. Perfetto. E niente, questo è tutto. Un ringraziamento a Giuseppe. Ringrazio voi la fumetteria. Grazie a Fabio il nonno. Like. E niente ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Condividete il video con il servitore del Teschio e Gladiatore B. L'Aquari. Torneranno più torneranno. Forti che mai. Anche quello. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche ed essere sempre aggiornati per quanto riguarda il canale. Saluto i genitori, la famiglia. Ciao mamma. Ciao ragazzi. Guarda come mi diverto. Un saluto speciale a Claudio il mago. Oh, mago. All'Ester, il mago. Così approfittiamo per le viso. E niente, dal servitore del Teschio è 1 e 2. Vieni più avanti. Vieni più avanti, eccoli. Un po' di crema, dai due servitori del Teschio è tutto, dalla fumetteria è tutto. Ciao, saluto al nonno. Alla bella prossima.